Due minuti e iniziamo. Per cui prendiamo posto, così lasciamo anche il passaggio libero. E buonasera, scusatemi davvero tanto, oh, ho fatto tardi a Pula, è da stamattina che stiamo girando, insomma, quindi abbiamo... Sì, sì. abbiamo fatto... Va bene, quindi iniziamo subito, un ringraziamento a tutti voi per la pazienza dimostrata, un ringraziamento a Roberto, presidente della Biblioteca di Poggio dei Pini che ci ospita per questo evento. Un evento nel quale parleremo eh, di assetto idrogeologico, di quelli che sono le conseguenze di questo clima pazzo eh, che interessa praticamente eh, tutto il mondo. E, eh, che eh, tutto il mondo e noi abbiamo deciso di fare questa iniziativa qui a Capoterra, a Poggio dei Pini, perché il 22 ottobre del 2008 siamo stati colpiti da un alluvione che ha eh, flagellato il territorio e cosa ancora più grave, eh, in quell'occasione hanno perso la vita eh, eh, degli amici, delle persone che andavano a lavorare, delle persone che andavano a sbrigare le eh, proprie attività personali. La cosa grave. Eh, di queste vittime eh, e di quello che è capitato è la conseguenza eh, dell'incapacità di capire qual è il rischio in questi eventi meteorologici. Quello che a noi sembra un, una normale pioggia eh, a volte si trasforma in una catastrofe e la cosa grave è che la conseguenza è eh, di un errato assetto del territorio. Quindi noi percorriamo delle strade che riteniamo sicure. Ma invece una cattiva programmazione eh, alla fine fa sì che quelle strade non sono più sicure. Ho lo stesso le, le abitazioni. Noi l'abbiamo visto qui a Capoterra, nella zona di Rio San Girolamo, che non si chiama Rio San Girolamo a caso, nel vecchio tratto oh, del fiume, è stat sono state costruite delle abitazioni. Per permettere tutto questo il fiume ha subito una deviazione e quando gli eventi meteorologici di quel 22 ottobre si sono manifestati con tutta la loro forza, il fiume ha ripreso il vecchio percorso e ha inondato tutte le abitazioni. Eh, io lascio subito la parola al professor Bacchetta che ci darà un'illustrazione eh, dei problemi climatici, dell'assetto del territorio. E, mh, dopodiché eh, vedremo un po' se eh, fare eventualmente delle domande eh, mh, e poi dare la parola a Renato Soru che ringrazio per aver portato, oh, essere venuto qui a Poggio dei Pini e eh, portarci una testimonianza del progetto che si vuole portare avanti. Prego. Grazie a tutti e buonasera. Grazie. Scusate, è stato detto del clima pazzo, però in realtà pazzi siamo noi, non è il clima. Il clima è cambiato e si evolve in virtù comunque sia di quello che noi umani facciamo. Ci troviamo all'interno di uno stabile che fu di Donna Maria Saggiante al tempo dei latifondi, latifondi che si sono esauriti in quest'area praticamente a partire dalla fondazione della cooperativa Poggio dei Pini, ma che in eh, tempo passato eh, mostravano un equilibrio di questo territorio ben diverso. Eh, a valle c'erano delle campagne coltivate, dei coltivi non irrigui, assolutamente sostenibili, mandorli, olivi, specie cerearicole. E poi invece, nelle zone vicino al Rio San Gerolamo eh, dove c'era abbondanza d'acqua, eh, si potevano invece coltivare i frutti d'oro e quindi c'erano moltissimi agrumi, ma non solo agrumi. C'era un, una conoscenza del territorio, della sua geomorfologia, delle condizioni pedoclimatiche, delle potenzialità ed è sulla base di quello che l'uomo. Eh, realizzava le proprie colture e eh, edificava dove era possibile. A metà degli anni 50, quindi a partire dal secondo dopoguerra, c'è stato invece un progressivo sconvolgimento di questo territorio. Lo stesso comune di Capoterra ha svenduto le sue terre, ha ceduto gran parte dei suoi territori andando verso Guturumano, all'uscita già. Eh, del paese di Capoterra dove finiva il latifondo Boero, eh, la proprietà del comune di Capoterra proseguiva fino al rio Santa Lucia, ma poi il comune fu costretto a vendere tutti quei territori per debiti accumulati, e così fece anche in altre parti del suo territorio. Svendendo il territorio, svendette anche le risorse. Consentì, per esempio, alla Saras di avere un'adduzione dal rio Santa Lucia per pompare le acque presso i propri impianti. Svendette tutta la parte pianeggiante ed era una parte pianeggiante estremamente ricca. Eh, fino all'inizio del Novecento in tutte le aree basse di Capoterra esistevano dei fontanili, quindi delle forme di risorgive naturali utilizzate dall'uomo. La falda freatica era una falda molto ricca. Oggi invece assistiamo a un progressivo impoverimento della falda freatica. E allo stesso tempo a una salinizzazione della falda freatica e questo è dato da un eccessivo emungimento delle acque perché eh, si è iniziato a estrarre eh, in maniera sregolata si sono trasformate le culture da non irrigue in colture irrigue e negli anni 80 c'è stato il boom delle aziende che facevano in serra pomodori c'è stato anche qualcuno che si è inventato la coltivazione delle banane del babaco tutte colture che non hanno avuto assolutamente successo e allo stesso tempo è in quegli anni che si è iniziato a edificare anche lungo i corsi d'acqua e così sono nate tante urbanizzazioni come quelle che appunto l'alluvione del 2008 ha portato via lungo il rio san gerolamo ma lo stesso comune di capoterra piazza liori eh, sorge e gli impianti sportivi che si trovano in Piazza Leori sorgono lungo il corso d'acqua in un canale che è stato tombato. Quindi non c'è da marivigliarsi del clima, c'è da marivigliarsi semplicemente della nostra stupidità. E oggi noi paghiamo le conseguenze di tutto questo: paghiamo l'assenza di una pianificazione, paghiamo l'incapacità politica di gestire eh, in maniera coordinata eh, i problemi, paghiamo l'incapacità di prevenire e quindi anziché pensare a una protezione civile dovremmo pensare a una prevenzione civile. La pianificazione si è arrestata praticamente con il governo Soru, quando appunto all'inizio degli anni 2000, tra il 2005 e il 2006, eh, al di là del PPR, quindi del piano paesaggistico, però in maniera coraggiosa fu approvato anche un piano forestale ambientale regionale, per esempio. E tutti questi strumenti sfortunatamente sono stati o inapplicati o mal applicati o, nel caso del piano forestale ambientale regionale, non resi attuabili. E quindi noi oggi ci ritroviamo, a distanza di praticamente vent'anni da quel periodo, in una situazione che è praticamente la stessa. I governi che si sono succeduti hanno legiferato pochissime in materia ambientale, quasi nulla. E di fatto, ancora oggi, siamo l'unica regione italiana che non ha una legge di protezione della biodiversità, per esempio. Il governatore Soro a quel tempo accettò la sfida di presentare una legge per la protezione della flora, la fece approvare in giunta il 17 febbraio del 2005 ma poi sfortunatamente non venne mai discussa in Consiglio regionale. E così oggi noi ci ritroviamo in una situazione dove manca una pianificazione, e la legislazione in materia ambientale e di protezione civile è assolutamente inadeguata o inefficace. E invece, al contrario, continuiamo a creare nuove lottizzazioni, a costruire dove non si deve, a trasformare le nostre culture da non irrigue e quindi sostenibili in colture irrigue, poco sostenibili, e a comportarci in una maniera che porterà semplicemente più problemi nel futuro. Sappiamo bene che questa zona è molto, molto vocata ai fenomeni alluvionali, ma lo è da sempre. E lo è per effetto di un'orografia e di una posizione geografica che facilita moltissimo eh, i fenomeni che vengono detti della goccia fredda. La goccia fredda è un particolare fenomeno che si ha in zone molto specifiche della Sardegna, lo si ha solo ed esclusivamente nel Sulcis sud orientale, quindi diciamo tra Uta, Semini, Capoterra fino al Massimo a San Roque. Lo si ha nel Sarrabus sudorientale, zona di San Vito-Muravera, e un po' sulle coste orientali dell'Ogliastra. Quindi pensate di fatto alle alluvioni che si sono succedute in tutti questi territori nel corso degli ultimi decenni. Pensate, per esempio, a paesi come Ierzu, Gairo, Osini, che sono stati distrutti da alluvioni negli anni '60. Ma pensate anche alle alluvioni più recenti, appunto nella zona di Muravera, San Vito, Villa Puzzu, come a quelle che si sono verificate qua. Tutte hanno la stessa origine: perturbazioni che arrivano come sempre da Occidente, masse di aria che si isolano e che creano dei mini cicloni e si installano per effetto di un'orografia che le sostiene in questi territori. In questo modo si verificano piogge ingenti. Concentrate, molto intense, in un brevissimo arco di tempo. E sfortunatamente, anche se eh, i modelli climatici e meteorologici, più nello specifico, sono in grado di predire tutto questo, non sono mai in grado di eh, comprendere perfettamente il punto dove avverranno, il fuoco di questi fenomeni. E così è stato nell'alluvione del 2008. Sapevamo benissimo che c'era un'allerta rossa, tutti sapevano che si sarebbe verificato, ma il punto esatto non si poteva conoscere. E il punto esatto può variare anche di un chilometro, però quel chilometro può modificare drasticamente gli effetti devastanti che può avere un fenomeno di piena. In questo caso è capitato qua, appoggio dei pini. È capitato sfortunatamente, non era possibile certamente prevenire un rischio di alluvione come quello. E che dire? Bisogna cercare nel prossimo futuro di riuscire a pianificare meglio tutte le nostre attività, cercare di avere un rispetto per l'ambiente che ci circonda, non solo a parole ma nei fatti. Quindi quello che anche io mi sento di chiedere al candidato presidente è quello comunque di cercare di mettere mano alla materia ambientale facendo in modo che tutto quello che non si è fatto negli ultimi decenni se non in una legislatura ma almeno in parte possa essere rimediato perché appunto abbiamo un piano forestale ambientale che non è applicato abbiamo, abbiamo un piano paesaggistico che deve essere esteso alle aree interne Abbiamo una legge dei parchi che è datata 1989 e che è in gran parte inapplicata. Abbiamo una legge sulla biodiversità che manca. E quindi ci sono tante cose che eh, dobbiamo cercare di, di fare insieme, eh, responsabilmente, per riuscire a costru costruire un futuro diverso dal presente che stiamo vivendo. Non parlo del passato perché non ce n'è bisogno, ma per fare in modo che appunto almeno i nostri figli non patiscano quello che qua hanno patito coloro i quali hanno subito gli effetti nefasti di questa alluvione. In primis le persone che hanno perso la vita, i nostri mh, poggini eh, e in secondi coloro i quali hanno perso magari le, le abitazioni, le proprie attività. Quindi mh, io non proseguo oltre, credo di aver preso già abbastanza tempo, ma resto a disposizione se poi qualcuno fosse interessato a, per maggiori dettagli eh, relativi anche a queste aree che da Poggino conosco, ma poi ho studiato in seguito e come ricercatore oggi continuo a indagare. Grazie. Ecco, insomma, alla fine abbiamo capito che poi il problema principale si può riassumere in una parola che è quello dell'ambiente. All'interno della parola ambiente rientrano tutta una serie di tematiche, dall'assetto del territorio, ma l'energia, la pianificazione. Eh, e su questo dobbiamo, dobbiamo concentrarci. È una sfida, come sappiamo, che non può essere gestita semplicemente da, uh, dai comuni, dalle, dalle regioni. La stessa tematica dell'ambiente eh, emerge eh, grazie alla partecipazione della comunità internazionale. E i primi, le prime riflessioni avvengono a seguito della migrazione degli uccelli e ci si rende conto di come le malattie... Eh, vengono trasmesse di come ciò che accade in una determinata regione, in un determinato Stato, colpisce anche realtà che stanno a centinaia di chilometri di, di distanza. L'ambiente è stato preso in considerazione solo relativam di relativamente di, rec di recente, pensate che nella nostra Costituzione entra, eh, è stato inserito soltanto con la riforma del titolo V nel 2001. E eh, il tutto però grazie al lavoro svolto dalla comunità europea che molto spesso viene eh, mh, interpretata come eh, eh, mh, una realtà che ha creato tutta una serie di problemi quando in realtà eh, l'ambiente eh, a livello europeo viene eh, prima gestito dalle, dalle commissioni europee con l'avvalo della Corte di giustizia e poi l'ambiente trova finalmente una collocazione anche a livello di trattato, soprattutto con i tre principi principali, che sono il principio di prevenzione, che è quello che poi ci permette di eh, determinare tutti i provvedimenti che riguardano l'assetto del territorio, quindi prevenire eh, piuttosto che curare. Il principio di precauzione, eh, che lì però ha una connessione più sugli aspetti eh, della salute umana. E comunque è quel principio di base al quale i provvedimenti governativi hanno limitato la libertà di, eh, di movimento da parte dei cittadini nel periodo della pandemia. E poi ce n'è un terzo, che ehm, a noi forse ci deve interessare da un certo punto di vista, perché il principio di chi inquina paga. È un principio un po' controverso perché si discute se. Pagando sia la libertà di inquinare, oppure se questo chi inquina paga debba essere, deve, debba essere invece interpretato come eh, una sanzione eh, per non pagare più. In tutto questo um, vi rientrano l'energia, soprattutto l'energia solare e l'energia del vento che sta interessando il dibattito politico della, della Sardegna. Quindi la materia eh, è molto ampia. Io mh, prima di dare la parola a Renato oh, vorrei chiedere se per caso c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda eh, o fare qualche intervento sulla materia. So che il signor Lai voleva fare una domanda. Facciamo delle, delle domande ve veloci così. Ora io mi chiamo Giampaolo Lai, sono un estimatore delle energie rinnovabili. Lo Statuto della Sardegna, all'articolo 4, recita alla lettera E: la RAS emana norme legislative nelle materie di produzione. È distribuzione dell'energia elettrica. Quindi le chiedo quali obiettivi lei si prefigge per questi due adempimenti. Dato che è di moda criticare il fotovoltaico, le racconto l'esperienza di un comune calabrese. Il comune si chiama Girifalco, ha concesso lo sfruttamento dell'energia nel suo, dell'energia eolica nel suo territorio dietro costituzione di una società paritetica fra privato e comune. Il comune mette il suolo e il vento il privato mette il finanziamento per costruire gli impianti gli utili vengono divisi 50 e 50 giri falco No non ho finito L'attuale produzione eolica è fotovoltaica della Sardegna ha un eccesso di produzione rispetto al fabbisogno. Questa è la curva che ha pubblicato Terna, quindi non è inventata. Allora è ben vero che la Sardegna è eccedentaria nella produzione e non deve fermare nuove tecnologie o nuovi impianti perché quella è la strada, però la Sardegna deve avere beneficio, come si proietta lei in questo, in questo futuro? Infine un'indiscrezione, mi, mi scusi, eh, sarò brutale, eh, sì, <ride> devo esserlo, <ride> Mi è stato suggerito che lei aspira a diventare presidente della regione perché fra i suoi, fra i suoi obiettivi c'è anche quello di abolire il piano paesaggistico. Evidentemente, evidentemente perché la temono. Le smentirà questa, questo fatto. Grazie. Va bene. Eh. Allora, adesso, tra un minuto, diamo la parola a Renato Soru. Io volevo fare una piccola considerazione: il motivo per il quale. Eh, ho voluto organizzare questa eh, quest iniziativa. Mm, perché io mi ricordo quando Renato Soro si candidò la prima volta eh, in Consiglio della Regione, mm, era una persona a un livello politico pressoché sconosciuta, uh, era conosciuta perché fondatore di Tiscali. E da un uomo politico comincia a parlare della Sardegna, sul fatto che debba essere valorizzata. Sul fatto che devono essere valorizzate le nostre coste, il nostro territorio e che soprattutto non debba essere ehm, merce da parte di ehm, persone che vengono da fuori, sfruttano il nostro territorio, a noi lasciano le macerie e si portano via la ricchezza. Diventa presidente della regione e fa il PPR, la legge Salva Coste. Ed è una legge ehm, che ha avuto un impatto, secondo me, soprattutto a livello sociale. Io mi ricordo con i miei amici quando ci capitava di andare al mare, quindi passando verso le coste, ehm, che quel, quel modo di legiferare, quel modo di sensibilizzare i sardi sui problemi della nostra terra. Eh, ci portava anche a guardarla con occhi diversi e a sentire ancora di più eh, il bisogno e la voglia di valorizzarla e proteggerla. Un'altra cosa banalissima che sempre è sempre stata fatta durante l'amministrazione la, di Soru, una cosa di una banalità incredibile, la fermata del treno all'aeroporto. Soru parlava della necessità di valorizzare, la, di valorizzare la Sardegna anche sotto il profilo del turismo. Ecco, vi posso assicurare che quella fermata è utilizzata da tantissimi turisti e da tantissimi studenti che magari studiano nel resto dell'Italia e tornano in Sardegna per le vacanze pasquali o Natale o per l'estate. E sempre dei ragazzi e dei giovani parlava. E diceva, guarda che i nostri ragazzi sono bravi, sono intelligenti, però hanno bisogno di maggiore esperienza hanno bisogno di confrontarsi anche con le realtà esterne, diventa presidente della regione, cosa fa? Si mette il master and back. Da quel provvedimento molti, molti ragazzi sono tornati con una professionalità maggiore qui in Sardegna, lavorano in Sardegna, altri si sono eh, espressi in maniera egregia anche fuori dall'Italia. Allora, volevo dire questo per, eh, un po' per esprimere il mio ringraziamento per quello che ha fatto e anche però perché volevo sottolineare eh, la capacità di certi politici di eh, andare oltre le parole e, 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 e dimostrare di avere la capacità di eh, realizzare quello che si dice. Per cui do la parola a Renato. Bene, buonasera a tutti e a tutte, ancora scusatemi per il ritardo. Eh, lo faccio recuperare cercando di correre il più velocemente possibile. Eh, grazie al signor, al signor Lai anche per la domanda così messa così bene e eh, documentata. E grazie per le bellissime parole che hai appena detto, anche tu, oltre il ricordo de, del lavoro fatto. Mi è piaciuta molto questa cosa. Che andando al mare pensavate, beh, insomma, forse eh, esiste una legge che, che la sta proteggendo, ci si è, siamo tutti coinvolti, insomma, guardiamo le cose in maniera un pochino diversa. Era, era una bella immagine e inizio con un'immagine che anch'io ho ancora nella memoria, proprio forte. Quella del 22 ottobre del 2008. Era a casa mia. Eh, C'è una finestra che dà sul mare, dà proprio su. Eh, su Poggio dei Pini su queste, su queste montagne eh, erano le otto, le otto e mezza e vedo il, il cielo diventare buio all'improvviso ma nero proprio scuro, scurissimo e ho detto ma cosa sta succedendo cosa, cosa succede lì cosa sta succedendo e eh, eh, dopo un po' ho ricevuto una telefonata no, non mi ricordo nemmeno più di chi fosse o forse la prefettura che avvisava che c'era un, un grande problema ho chiamato Carlo Mannoni che era l'assessore ai lavori pubblici e siamo arrivati a Fruttidoro nel, verso le, le nove e mezza, le dieci del mattino. E la piena è, era passata, il, le persone erano già state travolte qui a Poggio dei Pini e, e lì a d'oro c'era un disastro. E le persone erano per strada, le, le case erano allagate. Eh, tutti parlavano dello spavento dell'asilo del Rio San Girolamo dove eh, fortunatamente la piena è arrivata un pochino prima che i bambini arrivassero nell'asilo e quindi le persone sono, sono rimaste a casa insomma eh, la, la ricordo quella giornata eh, sono entrato e siamo entrati nelle case eh, ed in effetti c'era c'era l'acqua alta oppure c'era il segno dell'acqua che era passato, c'erano tutti i muri bagnati fino a un metro, un metro e mezzo, due metri. E ho l'immagine anche andando in fondo a piedi eh, di una casa che dava proprio sul fiume, sul, che, sul canale insomma, che arriva eh, al, al mare. E c'era un, un nonno che era ancora tutto sconvolto con un bambino. Eh, eh, e, e raccontava che aveva salvato il bambino, era così orgoglioso, aveva salvato il bambino, erano saliti sul tetto, erano saliti sul tetto, lui e il bambino, e poi, perché i genitori non c'erano, erano, erano già, già usciti a lavorare. Vabbè, insomma, ricordo quelle giornate e, e poi dopo i primi, le prime considerazioni, le prime... Eh, oh, si fa il conto del, del disastro e delle cose che, che ci sono da fare. Eravamo saliti qui a Poggio dei Pini e c'era il, il laghetto, come lo chiamavano, il lago, che era strapieno ed era pericoloso perché questo è un lago che è fatto di, di fatto di terra battuta, no? non era fatto di cemento. Eh, ed era strapieno e c'era la paura che potesse eh, cadere l'argine e, eh, e coinvolgere le case di sotto. E quindi qualcuno si ricorderà che Contavamo le ore che ci impiegavano delle pompe che sono arrivate credo dalla Francia, non mi ricordo da dove sono arrivate, per svuotare il lago il più presto possibile e, e per portarlo a livelli di sicurezza. Mi ricordo che arrivavano, che, se, che quando arrivavano non, non si riusciva a metterli in moto, insomma mi ricordo la concitazione di, di quei giorni. E ricordo anche che tutto sommato la pubblica amministrazione diede un... Eh, un bel esempio in quel giorno, in quei giorni, perché lì a frutti d'oro, soprattutto a frutti d'oro, dove le persone erano maggiormente danneggiate, dove proprio la piena aveva portato via tutto, aveva portato via i mobili, aveva... le case erano danneggiate, non si poteva dormire, non si poteva fare nulla, aveva portato via decine di macchine, le persone non potevano andare a lavorare e... ed era difficile proprio ripartire. dopo che... Dopo che avevano subito quello che avevano subito, erano vive, va bene, ci siamo, ma adesso come facciamo per ripartire? Noi dicevamo: che la Regione vi aiuterà, le persone assicurate erano pochissime, non c'è la cultura dell'assicurazione. E quindi la Regione ci aiuterà, sì, ma quando? Ma quando? Eh, noi sappiamo quanto tempo ci si impiega a a far arrivare anche un contributo di qualunque tipo, ci, ci volevano degli anni, lì le persone dovevano ripartire subito. Io non mi ricordo come sia successo ma, e come sia potuto succedere. Ma eh, trovammo un modo di dire eh, entriamo casa per casa e ci entriamo davvero, c'entrarono le persone del, del corpo forestale, dell'Ente forest e diciamo guardate, non state lì a, a guardare troppo, guardate quanto è alto il segno dell'acqua sui muri: se è alto mezzo metro, un metro, alto due metri, a seconda di quanto era, fosse alto alta, sui, il segno dell'acqua sui muri. Avevamo detto, beh, insomma, diamogli 15.000 euro, 20.000 euro, 25.000 euro, anzi, anziché. Dire prima fateci le dichiarazioni di quello che è successo, eccetera, eccetera, e poi dopo eh, spendete i soldi, comprate, fate, poi dopo rendicontate a seguito della rendicontazione vi daremo i soldi. Avevamo semplicemente detto guardate dov'è l'acqua sui muri e poi avevamo dato dei soldi forfettariamente. Avevamo preso l'elenco di tutte le persone colpite avevamo dato l'elenco agli sportelli del credito italiano, all'epoca forse non era ancora unicredit e avevamo detto andate e ritirate i soldi sulla base della fiducia poi ci rendiconterete dopo e poi vedremo dopo, intanto prendete i soldi ricomprate il letto, fate quello che c'è e ripartite. La regione non so come sia potuto succedere ma sulla base della fiducia aveva dato i soldi a tutti quanti sulla base della fiducia, sulla base del di aver visto che cosa era successo ed era facile, eh, era facile comprendere e non c'era bisogno di mettere dei muri di burocrazia in mezzo per, per aiutare eh, come era dovere fare le persone. Ricordo che si faceva un'autodichiarazione e ci furono forse due persone che bararono sull'autodichiarazione e purtroppo vennero anche fermate sul momento nello sportello, allo sportello della banca. E vennero fermate perché la polizia era lì ed erano e furono, in qualche modo erano stati messi in allarme e, e ci fu questo fatto diciamo, che, che non mi piacque, abbastanza increscioso si poteva evitare. E, però si cercò di, si cercò di ripartire. Oggi vedo che sono passati tanti anni, eh, la questione del lago credo che non sia ancora terminata, c'è qualcuno che ha da portare a termine il lavoro, vedo che molte cose sono state fatte per mettere in protezione la, eh, innanzitutto tutta Capoterra, in c'è cioè una, cioè una cintura di protezione attorno a Capoterra, eh, i lavori sulla, sul Rio San Girolamo, la Foce. Eh, Finalmente si stanno, si stanno completando i due ponti da parte dell'ANAS. Ricordo che ci fu una, una polemica sul ponte, qui invece sul, sul guado, qui a Poggio dei Pini. Ho visto anch'io all'epoca, pur non essendo interessato e parte in causa, eh, del rendering di quel ponte che... A prima vista sembrava forse eccessivo, so che ancora non c'è una soluzione. Ma dovrà essere trovata una soluzione perché anche quel guado va messo, va messo in sicurezza. Insomma, eh, c'è una contraddizione tra una regione che è stata velocissima nell'aiutare a, eh, a riprendere la vita normale per tutte le famiglie lì dei frutti d'oro e una regione un pochino senza un po', direi eccessivamente troppo lenta nel portare, nel, portare a termine, nel portare a termine le opere. Ma detto tutto questo, volevo, volevo, volevo dare uno sguardo un pochino più generale su quello che la Regione ha fatto e su quello che, che può continuare a fare e che deve fare in termini di legislazione ambientale, visto che è stato avviato così il dibattito. Nel 2004, in effetti, credo, ad agosto, la giunta si, si insediò, mi pare, a fine maggio, giugno. Nel 2000, nel, subito dopo, mi ricordo esattamente la data, era il 10 agosto, con una delibera di giunta utilizzammo una norma del, della legge urbanistica che, Permetteva di sospendere i lavori per tre mesi in caso di particolare urgenza, eccetera, eccetera. E quella norma noi l'abbiamo estesa, sospendendo, poi interrompendo i lavori e quindi bloccando i lavori di fatto sulle nuove concessioni, non in un piccolo appezzamento di terra, ma nell'intera in fascia costiera della Sardegna. Nel, nei primi due chilometri dal mare, era una norma un pochino draconiana, forse anche esagerata. Non me ne pento, anzi sono orgoglioso, seppure forse non avrei più il coraggio di fare una cosa di questo genere, ma è, perché fu una cosa effettivamente enorme. Diciamo. Però, eh, la legge urbanistica dava la possibilità di farlo per tre mesi, eventualmente di, di rinnovarlo. E insomma, siamo arrivati fino a dicembre. E il Consiglio regionale ha approvato la possibilità di, ci ha dato il mandato, ha approvato una legge in cui dava il mandato alla Giunta di, di predisporre entro 18 mesi il piano paesaggistico regionale in attuazione alla legge urbana, sul, al codice urbano, sui beni culturali e sul paesaggio. Quindi utilizzando diciamo, un, un escamotage di un articolo della legge urbanistica siamo... Riusciti a mettere le bocce ferme, così dire, e poter avviare la pianificazione, che è difficile pianificare qualcosa se tutto si muove in continuazione. Hai bisogno di fermare un po' le cose, di dare uno sguardo, uno sguardo attento. Eh, 18 mesi per fare il piano paesaggistico regionale, che vuol dire un grande, una grande analisi del territorio in questo caso partendo dalla fascia costiera, abbiamo diviso la regione in fascia costiera e zone interne. Eh, Un'analisi sotto, mi pare, circa dieci eh, punti di vista diversi, diciamo, la, il punto di vista geologico, eh, delle, vegetale, storico, eh, sociale. Sì, sì storia, culturale, dei beni archeologici, dei beni, dei beni culturali, le chiese romaniche, tutto quello che credo che siano 8-10 tavole, non me, le, non me le ricordo più, fino agli insediamenti urbani, le, eh, le caratteristiche sociali. Eh, i fiumi, eh, insomma i diversi aspetti ambientali, eh, culturali e sociali de della Sardegna. È stato tutto georeferenziato, è stato fatto in 18 mesi. Eh, pensate, a volte ci si impiega anni per fare il piano urbanistico di comunale, di un singolo comune. È, è stato fatto quel lavoro in, in modo estremamente veloce. Ci sono state delle grandi opposizioni, come sapete, c'è stato eh, bisogno di tempo, però credo che oggi faccia parte della coscienza di tutti i sardi, eh, tutti lo considerano un grande patrimonio immateriale della Sardegna questa decisione di... Fermare il, il consumo di suolo, il consumo del paesaggio, il consumo di un bene ambientale, di un bene comune così importante che deve essere lasciato ormai nella disponibilità di tutti quanti che siamo qui oggi e di quelli che, che verranno nel futuro. Il piano paesaggistico regionale non è terminato, è stato fatto quello delle, delle zone costiere, era stato anche predisposto quello delle zone eh, dell'interno. È stato quasi ultimato, non c'è stato il tempo per ultimarlo, ma eh, può essere ultimato in, in pochi mesi, sicuramente basterebbero sei mesi. Eh, la mia promessa è che il piano paesaggistico regionale delle zone della fascia costiera rimane, rimane nessuno lo vuole cancellare e verrà approvato anche quello delle, delle zone interne. Eh, Quando si dice che il piano paesaggistico regionale delle zone costiere rimane, non significa che deve rimanere pietrificato, naturalmente rimane, rimane in larghissima parte. Poi lì dentro c'è qualche, qualche imprecisazione, qualche punto che lascia spazio a cattive interpretazioni, c'è qualche punto che può, essere, che può essere modificato, ma su aspetti... Molto tecnici e molto precisi, per esempio per quanto riguarda i centri storici. Ma il piano rimarrà e in più nessuno, nemmeno il prossimo presidente della regione, ha le chiavi per modificarlo, lo deve modificare insieme al ministero. Uno di qualcuno può dire: Ma insomma, ci abbiamo perso una competenza. In realtà, anche le, quando abbiamo una competenza primaria, il nostro statuto è molto chiaro nel, eh, nell'articolo 3 che ci dà le competenze, dice subito: hai la competenza primaria, ma sempre nei limiti del, dell'ordinamento dello Stato e poi anche nei limiti delle grandi riforme di carattere economico e sociale. Ecco, la grande riforma di. E di carattere economico e sociale in questo caso era stata la legge urbana sui beni culturali e sul paesaggio e quindi anche noi dentro quei limiti dovevamo stare e quel limite dice che il paesaggio è comunque un bene talmente importante che non è nella disponibilità né del singolo comune né della singola regione ma ne disponiamo tutti assieme e quindi c'è come una doppia chiave le modifiche devono essere devono essere concordate tra Ministero e Regione è quello che ha garantito che il PPR sia sopravvissuto in questi anni, perché se fosse stato nella disponibilità del presidente Cappellacci l'avrebbero davvero cancellato il giorno dopo, ma anche se fosse stato nella, nella, disponibilità, di, nella disponibilità del presidente Solinas e così via. Quindi c'è da modificarlo ma con, in maniera sapiente, con precisione, nei singoli punti dove ci sono delle decisioni o qualche volta anche delle incongruenze e delle cose che comunque possono essere migliorate per facilitare la vita di, la vita di tutti quanti. In quegli anni è stato approvato il PPR, è vero, è stato approvato, sono stati approvati una serie di provvedimenti in materia ambientale. Il piano forestale sicuramente, me lo ricordo benissimo, quando è stato approvato, eh, eh, un lavoro enorme, la, la, nel senso che eh, le persone de, che lavoravano nell'ente foreste, oggi si chiama Forestas, erano comunque 4, 5, 6 mila persone, a secondo se consideriamo anche i semestrali o meno. 6.000 persone che lavorano in forestazione e in, in nuova forestazione e mantenimento delle foreste esistenti, che lavoravano senza un piano, senza un, un piano ordinato per l'intera nostra regione. Il tema è che eh, i, piani, i piani, come i regolamenti, oggi. Per le norme di, di cento anni fa debbono essere o, o, o comunque del, del, dell'avvio della nostra dell autonomia e quindi del Consiglio regionale. I piani e i regolamenti sono approvati dal Consiglio regionale, non sono approvati dalla Giunta. Come si fa a far approvare un piano forestale eh, da un Consiglio regionale? Il Consiglio non è in grado di produrre un piano e non ha nemmeno le competenze per appunto, approvare un piano forestale. Per cui l'unico piano che è stato approvato è il piano paesaggistico regionale perché il Consiglio, eh, proprio agli inizi della legislatura, eh, ha approvato la delega al. Alla, alla giunta regionale, poi devo dire che se ne sono anche pentiti forse successivamente, in, in, in tanti. Però in questo modo il piano paesaggistico regionale si è potuto approvare, è legge ed è cogente, ha valore di legge per tutti quanti. Il piano forestale è stato approvato solo in, in giunta, è un riferimento, è un riferimento anche importante, però non è così imperativo come una legge o come, eh, come, o come il PPR. E sono stati approvati altri piani, in realtà forse il piano più importante che è stato approvato per continuare su, su questo tema è il piano d'assetto idrogeologico, il PAI, il piano d'assetto idrogeologico subito dopo il PPR, abbiamo approvato il piano d'assetto idrogeologico, a quel punto lì ci hanno preso per matti, hanno detto ma insomma, avete fa, appena fatto il PPR, avete detto che in un sacco di... qui non si può non si potrà edificare fin tanto che non ci sarà il PUC, ci sono mille di queste limitazioni e adesso oltre a queste limitazioni tiri fuori anche le limitazioni del piano d'assetto idrogeologico, per di più un piano fatto a livello regionale che Naturalmente c'erano dei tecnici bravissimi quando l'hanno portata a termine. Ma anche lì una visione dall'alto e per cui poteva capitare che a Elmas o a Villasor o a Decimo Mannu magari qualcuno diceva ma insomma qui non si può più costruire in tutto il paese, ma allora con questo piano di d'asset idrogeologico non si può fare niente. Eh beh, se il paese è stato costruito nel posto sbagliato eh, eh, bisogna, bisogna tenerne conto, se negli ultimi 30 anni avete fatto le zone C nel, nel posto sbagliato bisognerà tenerne conto. E se il piano idrogeologico fosse stato fatto prima? Non sarebbe successo quello che è successo in, in alcune zone della Sardegna. No, sicuramente non sarebbe successo quello che è successo nel Rio San Giuliamo, dove poi mi hanno detto che lo sapevano tutti, che lì ogni tanto si arrivava l'acqua e si portava via le piante d'arancio. Lo sapevano tutti, e anzi in una certa fascia non, non piantavano nemmeno le piante d'arancio perché sapevano che, che, che se lo sarebbero portato via. E quindi altro che 200 anni per, per la prudenza insomma, nei, nei calcoli che si fanno per, per calcolare il rischio di una certa zona. Ma lì eh, non hanno rispettato nemmeno i 10 anni o quello che, che si sapeva comunemente de, nel, tra gli agricoltori di Capoterra. Quindi è stato approvato il piano d'assetto idrogeologico, è stato approvato il sistema integrato. sto cercando il nome esatto, dell'acqua, dell il sistema idrico integrato, il, il sistema, la legge sul sistema idrico integrato che ha messo insieme prima regione d'Italia tutte le dighe. Le dighe prima erano gestite da nove, nove consorsi di bonifica, ognuna separatamente, ognuno era padrone di quel tanto d'acqua e se la gestiva. Se la vendeva la utilizzava in maniera diversa l'uno dall'altro e raramente si, si scambiavano dell'acqua l'uno con l'altro. Ad esempio, vi ricordo nel rio, la diga sul Coghinas, la gestiva l'Enel, aveva il, la turbina. E, L'impianto idroelettrico e la Sardegna stava morendo di sette nel 2004 e loro turbinavano l'acqua, la facevano cadere a mare, la facevano andare a mare pur di pro produrre energia elettrica quando, quando mancava l'acqua. O lo stesso accadeva con il Flumendosa, o nel, nella diga dell'Iscia si vendeva l'acqua per i prati della Costa Smeralda eh, eh, che la pagavano a un prezzo più alto rispetto a, agli allevatori per il, che non, non riuscivano ad irrigare le, i pascoli per, per i bovini, che c'è una tradizione di allevamento dei vitelli comunque in Gallura. Quindi venne messo insieme, vennero messi insieme tutti i bacini, eh, tutte le dighe, tutta la captazione dell'acqua della Sardegna vennero interconnesse e soprattutto perché gestite unitariamente e venne creato il sistema della multi, multifunzione, si dice, l'acqua per gli usi civili, l'acqua per l'agricoltura e l'acqua per le zone industriali. Di, tutto, di questo sistema Abanoa è una parte, cioè una società pubblica, comuni e regione per la distribuzione dell'acqua. In tanti si sono lamentati di Abanoa. È possibile, all'inizio magari ha avuto delle difficoltà, non mandavano bollette, poi le hanno mandate troppo in fretta, ma si sono di... Come? Va bene, e eh, eh, Abanoa ha avuto delle difficoltà all'inizio, sicuramente. E poi essendo grossa abbiamo visto le difficoltà di Abanoa e non si vedevano le difficoltà dei 100 paesi della Sardegna che gestivano l'acqua autonomamente, o, o, ma è stata anche molto criticata perché c'erano interi villaggi turistici che non pagavano l'acqua, c'erano interi alberghi, c'erano non solo la povera gente che non pagava l'acqua, ma c'erano anche grosse proprietà che non stavano pagando l'acqua. Comunque il principio è c'era già la società privata che sarebbe dovuta andare a Indosuez per la gestione eh, della distribuzione dell'acqua per usi civili in Sardegna. Noi abbiamo ritenuto che sarebbe stato utile tenere l'acqua pubblica anche nella distribuzione per gli usi civili. Ci è voluto un po di rodaggio, non è nemmeno colpa della Regione perché era gestita da tutti i comuni insieme alla Regione, ma oggi è una società che funziona. Eh, no, non fa perdite eh, e può perdere l'acqua per strada però, però però può continuare a migliorare la qualità del servizio vedo che a Bano è comunque un tema complicato <ride> però, però ci sono stati articoli articoli quest'estate sui giornali nazionali che non è che volessero particolarmente bene a quella Giunta, che hanno detto che la regione che non ha sofferto l'assette quest'estate è stata la Sardegna e grazie a quella, a quella, a quella riforma eh, che ha messo insieme tutta l'acqua e, e ha considerato tutta la Sardegna come un unico bacino eh, ed è stato un esempio per le altre regioni. Forse vale la pena di dire che la, il centro-destra ha cercato di, di cancellare quella riforma e non sono stati capaci qualche mese, qualche mese fa, possibilmente. E sarebbe un disastro cancellare quella riforma. Piano d'assetto PPR, piano d'assetto idrogeologico, il piano forestale, il piano per la tutela dell'aria e il piano per la tutela delle acque è stato, è stato approvato. E, c'è rimasto da approvare il piano per la gestione integrata dei rifiuti che è un altro pezzo importante della, della, della pianificazione della tutela dell'ambiente voi vi ricorderete che in quegli anni lì la, in Sardegna avevamo l'1-2% di raccolta differenziata. Oggi siamo tra i primissimi posti, tra, sicuramente tra le prime tre regioni in, in Italia per raccolta differenziata. Magari siamo meno bravi nello smaltimento o nel, o, nel, o nel riuso. Perché siamo meno bravi nello smaltimento o nel riuso? Perché non è stata portata a termine quel piano, quella riforma. E cioè bisogna decidere, la Sardegna è un unico bacino, un'unica zona per la gestione integrata dei rifiuti o devono essere divise in otto province? Dobbiamo fare di, 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 aree, una gestione frazionata o un'area un singola? Io penso che la dobbiamo portare a termine e pensando la Sardegna come un'unica area. Siamo 1.600.000 milione e abitanti, La, eh, oggi abbiamo un termovalorizzatore a Cagliari e ne abbiamo uno ormai eh, per il quale è stato fatto il revamping lì nella zona di Macomer a Tossilo, molto, parecchio più piccolo. Naturalmente, tutti pensiamo che in futuro, se diventiamo più bravi nella gestione, si possono anche spegnere i termovalorizzatori, ma oggi quello di Cagliari serve ancora. E se serve, non sta servendo solo per l'area di Cagliari, sta servendo anche per esempio per il Medio Campidano, Ci sono altre impiantistiche che sono magari in una provincia e non nell'altra. Quindi dobbiamo considerare tutta la Sardegna come un unico impianto per, per lo smaltimento, ma soprattutto per il recupero e per il riuso del, dei, dei, dei rifiuti. E soprattutto dei rifiuti differenziati. Quindi oggi la Sardegna deve mettere a fattor comune tutto questo. E se mette a fattor comune tutto questo possiamo portare avanti un progetto che abbiamo scritto nel piano, e cioè l'isola circolare. Noi vogliamo che per il 2030 la Sardegna, come altre regioni europee le più avanzate, sono pochissime, diventino delle isole circolari, cioè senza rifiuto. E che vuol dire? Sappiamo tutti no, la differenza tra questa economia lineare che prende eh, risorse, estrae dal, dalla terra risorse, le trasforma, le consuma e poi le butta via. Le butta via in discarico, le accatastra, le butta via e, e se poi torna a riprendere, a riestrarre risorse, trasformarle, consumarle e buttare via. Estrarre trasformare, consumare e buttare via. Questa cosa non funziona, non può funzionare. Le risorse sono limitate, l'ambiente va, va conservato e, e non funziona questa cosa di estrarre e buttare via in continuazione. Per cui dalla Chiesa, dalla eh, la politica, eh, le organizzazioni, tutti sappiamo che è indispensabile avviare un processo di produzione, consumo e trasformazione circolare, per cui tutto quello che viene consumato non ha dei rifiuti, ha dei resti e quei resti devono essere ritrasformati e rimessi nel, nel ciclo produttivo. In Sardegna alcune cose abbiamo iniziato a fare, ma soprattutto oggi noi raccogliamo in maniera differenziata, mettiamo da parte le lattine, il vetro, la plastica le gomme e poi le consegniamo alle piattaforme che se lo portano fuori, lo portano in continente. Noi raccogliamo a caro prezzo le latine, però poi le regaliamo, raccogliamo a caro prezzo il vetro, poi lo regaliamo. E quindi in un'idea di economia circolare, queste cose che noi raccogliamo nella nostra regione, le dobbiamo ritrasformare e riusare nella nostra regione. Dobbiamo macinare il vetro e trasformarlo in bottiglie per l'Aineken, dobbiamo macinare la plastica e trasformarlo in oggetti per l'arredo urbano, per tutto quello che, che ne può arrivare, dobbiamo trasformare le gomme eh, e poi eh, riutilizzare i cordini d'acciaio che poi vengono utilizzati dalle acciaierie, riutilizzare la gomma dei pneumatici che poi diventa si mischia nell'asfalto che diventa più drenante, più silenziosa e così via. Insomma, dobbiamo mettere in moto un'economia un circolare che ci permette di rispettare maggiormente l'ambiente, di, di, di renderlo più sano, eccetera, eccetera, e ci permette anche di creare lavoro. Noi sappiamo che l'Europa ci dice dovete pensare a una transizione verde. Beh, la transizione verde significa avere cura dell'ambiente e creare posti di lavoro, nuovi e migliori posti di lavoro. Eh, avendo maggiormente cura dell'ambiente, perché ormai l'hanno capito anche i sassi, che l'ambiente non è per sempre, il pianeta non è per sempre se non viene rispettato, e le, le condizioni ambientali diventeranno sempre più più imprevedibili, è sempre più dure, sempre anche più drammatiche se non, se non lo rispettiamo questo ambiente. Quindi l'abbiamo imparato che occuparsi di ambiente significa occuparsi di sopravvivenza nel, de, de, del pianeta. E quindi è un'occupazione importante, altro che essere importante. E quindi è un'occupazione, è una responsabilità importante che crea lavoro, lavoro buono e lavoro a lungo termine. Siccome siamo vicini a Gutrumano e all'afforestazione e così via. Abbiamo detto che nella transizione verde in Sardegna è una grande opportunità di lavorare per la forestazione, per la conservazione delle foreste esistenti, per, eh, per la tutela della biodiversità, per, la, per il miglioramento proprio del patrimonio forestale e ambientale della Sardegna. Perché? Perché cattura il CO2 e produce ossigeno. E catturare il CO2 e produrre ossigeno è un'attività meritoria che viene compensata. Ora lui ha ricordato, ma insomma il paradigma de, che chi inquina paga, che sembra essere il paradigma di oggi, beh insomma non è che ci, eh, che ci deve tranquillizzare, non è che in effetti se uno paga di più può sporcare di più. Non è che se uno paga di più può correre sulle dune di Chia col fuoristrada. No, non si corre nelle dune di Chia col fuoristrada, viene sanzionato. E lo stesso è sulla produzione e l'emissione di CO2 in atmosfera. Tutti sono chiamati a ridurre le emissioni di CO2, qualunque fabbrica, la Saras, eh, chiudiamo le centrali a carbone, perché dobbiamo ridurle, proprio non è possibile, anche pagando, continuare a mantenere questo livello di emissioni di CO2, però vogliamo anche continuare a vivere, vogliamo avere certe... Eh, Certi comportamenti che non sono cancellabili del tutto, però, se certi comportamenti, pur eh, limitati al massimo, non sono cancellabili, beh, dobbiamo fare in modo che ci siano comportamenti opposti che neutralizzino quell'attività di inquinamento. Quindi ridurre tutto, ma qualcuno continuerà a emettere CO2? Cagliari emette CO2. Ma per far vivere Cagliari c'è bisogno di Tiana, di tutto il Mandrolisai, di Guturuman, di tutte le foreste della Sardegna. E quindi questa attività meritoria di cattura del CO2 è un'attività di compensazione di chi inquina o di altre attività che necessariamente continueranno a inquinare e questa compensazione va, eh, va, va pagata, va risolta. E quindi c'è in Sardegna, dove abbiamo un bilancio sulle emissioni di anidride carbonica estremamente positivo, perché abbiamo poca industria e abbiamo invece un grande patrimonio ambientale, tutto questo è una risorsa che garantisce remunerazione per i nostri paesi dell'interno e per attività nuove di lavoro attorno in questa industria della qualità ambientale, in questa industria della cattura del CO2. Abbiamo parlato di... voglio chiudere, non vi voglio trattenere, era solamente l'occasione di, di incontrarci, di salutarci, eh, mi ha fatto piacere tornare qui e anche parlare di queste cose. Eh, però siamo in campagna elettorale, no? eh, siamo in campagna elettorale eh, dove... C'è da scegliere il prossimo governo regionale, ma secondo me c'è da scegliere molto di più, c'è da scegliere in che direzione la vogliamo portare questa Sardegna. In un momento storico, dove si sono allineate tutte le costellazioni, la Sardegna ha delle risorse come non aveva mai visto: ha un sacco di risorse finanziarie come non aveva mai visto. Ed è in un contesto europeo in cui, diversamente dal passato, si cerca di valorizzare, si vuole costruire una società, un'economia che valorizzi delle cose di cui la Sardegna dispone. Non dice di valorizzare i terreni su cui costruire piattaforme petrolchimiche, non dice di valorizzare i terreni su cui costruire raffinerie o centrali a carbone. Non dice di valorizzare i terreni per costruire seconde case e cose di questo genere. Dice di, di investire l'Unione Europea sulla riqualificazione ambientale, sul privilegio del valore ambientale, di un'agricoltura più verde e di un'agricoltura che si prenda cura, come dice l'Unione Europea, dalla fattoria fino alla forchetta. Cioè non mi interessa di produrre... La, del liquido bianco che sembra tutto uguale solo perché è bianco. Mi interessa sapere dove l'hai prodotto, come l'hai prodotto, come l'hai trasformato, co, co, come fa il formaggio, com'è che arriva fino al mio piatto il formaggio. Voglio sapere tutto, voglio essere conscio della qualità dall'inizio fino alla forchetta, voglio sapere da dove viene, come si muove, la tracciabilità. Tutto un tipo di agricoltura verde, come dice l'Unione Europea, che è più funzionale a noi, non alla, alla grande estensione delle pianure o della Germania, dell'Olanda e così via. Quindi l'ambiente conta, il patrimonio forestale conta, un'agricoltura di qualità, di specialità, di agroindustria anche piccola ma sicura e buona, è vicino a casa, conta. Conta il valore delle coste, conta il valore dell la qualità dell'acqua, la qualità dell'aria. Conta effettivamente la mancanza di inquinamento luminoso, ci sono le leggi per ridurlo, conta anche il silenzio, ci sono le norme che obbligano a ridurre l'inquinamento acustico. Quindi c'è da investire in questo. Poi l'Unione Europea ci dice che c'è da investire in un'altra risorsa fondamentale ed è l'istruzione. Ci dice investite il 30% dei soldi per tirare su il livello dell'istruzione, per la scuola, per fare in modo che tutti si diplomino. Per fare in modo che tutti si diplomino, per fare in modo che tutti o che il 50% arrivi a laurearsi, per fare in modo che si costruisca una società più, più, più istruita, più, più matura, più, più cosciente di, di sé, maggiormente in grado di partecipare alla vita democratica, alla vita sociale pienamente, non solo capace di avere migliori opportunità di lavoro perché l'istruzione serve per il lavoro ma serve anche per tutto il resto. No? E, e quindi investite nell'ambiente, investite nella testa dei bambini e delle bambine, perché il, il valore del futuro sarà soprattutto questo, conoscenza, sapere, sapere di tutti i tipi, sapere anche materiali ma portati nella moder modernità, o sapere eh, umanistico, o creatività, arte. Innovazione, tutta questa su questo occorre investire e su questo la Sardegna ha la sua risorsa fondamentale, come tutti gli altri, non di più ma neanche di meno, cioè l'intelligenza di chi ci nasce o di chi c'è già nato. Se abbiamo la pazienza di investire in questo, scuole più belle, scuole aperte tutto il giorno, scuole accoglienti, scuole più, eh, più interessanti, scuole che. I ragazzi capiscono che sono utili per il loro presente e per il loro futuro. E con tutti questi insegnamenti che si possono fare nel pomeriggio o magari più tardi anche gli adulti che possono tornare a scuola e vogliono magari perfezionare l'inglese o perfezionare un'altra competenza. Quindi, le scuole aperte, un presidio aperto in ogni paese della Sardegna, un luogo dove che faccia parte, che non sia un momento della vita di, di un bambino o di una famiglia, ma che sia proprio centrale nella vita di un bambino e, e di una bambina, e, e che non sia più distratta, che non perda più nessuno per strada, che li porti davvero tutti a un diploma questi ragazzi e che ne porti tantissimo a livelli più alti di istruzione. Avete ricordato che ce ne eravamo occupati. Sì, ce ne eravamo occupati. Eh, in maniera episodica, seppure continuativa, durante la legislatura. Ma non abbiamo approvato la legge sulla scuola. Una delle primissime cose da fare nei primi sei mesi è davvero approvare la legge sulla scuola. Noi nel noi nel nostro programma lo chiamiamo l'infrastruttura più importante che si possa realizzare abbiamo detto che ci dobbiamo impiegare 20 anni a fare questa infrastruttura un po' di più dell'Olbia Sassari un po' di più dell'Olbia Sassari ma fare questa infrastruttura in 20 anni vuol dire prendere ogni bambino che nasce oggi no? e che deve poter frequentare la scuola a 0 6 anni poi hai cinque anni di elementari, poi ne altri tre di media, poi ne altri cinque, poi ne altri quattro di università, o tre o cinque. Sono vent'anni. Nell'arco di vent'anni noi possiamo prendere, partire dai bambini, di oggi, dai bambini di oggi e fare in modo che tra vent'anni le percentuali di, di bambini e bambine che si sono diplomate e laureate siano quelle europee. E se avessimo questo, tra vent'anni, ed è possibile, dipende solo da noi, l'Unione Europea ci sta dando le risorse da investire esattamente in questo, tra vent'anni la Sardegna sarebbe sì totalmente diversa da quella che è oggi. Sarebbe una Sardegna più, diciamo, più capace di... Con una maggior capacità critica, una maggior capacità di comprendere la vita sociale, di comprendere la politica, di partecipare alla, alla vita democratica, di arricchire le istituzioni di una partecipazione maggiore, capace di innovare, capace di far nascere e crescere aziende, capace di avere competenze importanti da spendere nel, nel, mondo, nel mondo della produzione e nell'economia. Sarebbe una Sardegna davvero diversa. Per questo è scritto chiarissimamente che è il nostro impegno maggiore, la grande infrastruttura che vogliamo iniziare a costruire e mettere basi solide perché nessuno possa interrompere quell'opera in futuro, perché portarla a termine sarà nell'interesse di tutti, sia di una parte, sia di una parte che dall'altra. Noi non abbiamo fatto la legge, ora la, la faremo, ma facciamo... E investimenti grandi nella, nel diritto allo studio, da pagare i pullman, pagare i libri, pagare gli affitti, pagare eh, non c'era nessun ragazzo a cui è stato rifiutato l'Erasmus e quindi tutte le esperienze internazionali, non c'era nessuna borsa di studio che veniva rifiutata. Aggiungemmo anche l'assegno di merito per i più bravi oltre l'assegno la, di oltre la borsa di studio e inventammo questa cosa del Master and Back Master and Back è iniziato con 3000 ragazzi che potevano andare a fare master o dottorati in Italia o all'estero 3000 poi sono arrivati a quasi 4000 sono partiti in gran parte sono tornati, qualcuno è rimasto, qualcuno è rimasto e poi è tornato, ma tutti si parlano, eh, chiamano, fanno zoom, i genitori prendono gli aerei e li vanno a trovare in Irlanda o in Inghilterra o chissà dove. Eh, e questa cosa si sente in Sardegna, non c'è posto dove vado, ancora oggi dove non arrivi un genitore o che mi dica: Ma, sa, mio figlio è lì, è andato là oppure un, un giovane che vi dica ma sa anch'io ho fatto quell'esperienza. Lo dico perché ancora oggi nella politica qualcuno mi dice ma solo comunque non ha fatto crescere classe dirigente, non ha fatto crescere classe dirigente e lo dicono perché pensano che l'unica classe dirigente è quella dentro i partiti, dentro quel gruppetto stretto di persone che si parlano tra di loro e parlano solamente delle loro carriere dentro la politica. 4.000 persone che sono andate a specializzarsi all'estero e sono tornate in Sardegna. Ma sono classe dirigente o no? Ma sono classe dirigente o no? E se ne mandiamo altri 4.000 nei prossimi anni, ma saranno classe dirigente o no? Quindi io la finisco qui. Abbiamo scritto un programma. Io invito tutti di andarlo a vedere. Sono... 80 pagine ma sono scritte in largo e quindi sì, sono comprensibili. E poi se volete c'è un sito dove ci sono tanti documenti e ci sono anche più facile in Facebook, ormai ci sono almeno 50 discussioni come queste che sono tutte registrate perché le abbiamo fatte tutte così, online, ma, eh, in presenza ma in streaming e quindi le hanno viste davvero molte migliaia di persone. E quindi per chi volesse approfondire qualche tema è lì. Quello che posso aggiungere è che quello che abbiamo scritto nel programma è esattamente quello che, che, che crediamo sia giusto, è esattamente quello che vogliamo fare, né di più né di meno. Non, non è un inganno, non è scritto tanto per scriverlo, non è come qualcuno mi ha detto ma tanti programmi non li legge nessuno. No, noi li abbiamo letti, li abbiamo scritti e letti. E il Presidente della Regione, che viene eletto nella prima seduta del Consiglio, presenta il suo programma e lo consegna. È, è l'impegno della sua legislatura e noi tutti abbiamo quell'impegno lì, quello che c'è scritto, quello che abbiamo scritto in materia ambientale, quello che abbiamo scritto in materia su, sull'istruzione, sulla transizione digitale, sulla transizione energetica. Almeno due parole le devo dire, me ne stavo dimenticando. Io penso, penso, e l'abbiamo scritto, che dobbiamo costituire esattamente come ha fatto riferimento lei all'articolo 4, possiamo anche fare riferimento agli articoli di, intorno al 42-43, mi pare, della Costituzione, che proprio in materia di. Produzione e distribuzione di energia elettrica pone degli ulteriori possibilità alla pubblica amministrazione, al di là del nostro, alla, sì alla pubblica amministrazione e allo Stato. Fu per questo che si poteva fare la nazionalizzazione dell'Enel. grazie a quell'articolo lì, la nazionalizzazione e l'acquisizione forzata di tutte le imprese di produzione elettrica che esistevano in Italia, comprese quelle, quelle sarde, che pure esistevano. Eh, quindi sì, abbiamo la possibilità di costituire, io la chiamo la comunità energetica regionale o l'agenzia regionale eh, per l'elettricità, quindi produrre energia elettrica a, da fonti rinnovabili per abolire, abbassare, ridurre, portare il più vicino possibile allo zero le bollette delle famiglie dei sardi, delle famiglie, delle imprese e della pubblica amministrazione della Sardegna. Lei ha fatto un esempio esemplare che io non conoscevo e lo voglio andare a vedere. Lo voglio andare a vedere. L'esempio mi ricorda che il piano Mattei, di cui si, oh, Mattei quando eh, l'Agip subito dopo la guerra ha lavorato per cercare di rendere indipendente l'Italia dal punto di vista energetico, comunque assicurare energia all'Italia, ed è andato eh, prima in Algeria, poi nei paesi del, del Medio Oriente. Eh, a combattere, come si diceva, contro le sette sorelle all'epoca, qual era la sua forma di combattimento. Andava lì, in paesi che venivano super sfruttati dalle grandi compagnie petrolifere, e gli diceva, sai che c'è, facciamo mezzo e mezzo, tu metti la sabbia, io metto le tecnologie e il lavoro, e poi quello che viene su lo dividiamo in due. E in questo modo ha fatto i contratti, perché ha portato dei contratti molto vantaggiosi rispetto allo sfruttamento dell'epoca. Faceva mezzo e mezzo, come quel signore lì che ha lavorato in Calabria. Ma in Sardegna oggi qual è il, il, la proposta che fanno? A te dare il 2%, io mi prendo 98%. Questo è più o meno, no? A te, al comune, il 2%. A chi, ci, a chi fa l'investimento il 98%, il comune ci mette l'aria, eh, che ci perde altre opportunità di, di, di sviluppo del territorio, regala il, vento e, regala il vento e il sole. E chi è più abile, più forte, sgomita, più furbo, si porta via tutto. Ora, noi non saremmo i più svelti, i più intelligenti, i più furbi, ma non siamo nemmeno idioti completamente, quindi è ora di bloccare questa cosa e va bloccata immediatamente. Io potrei dire anche come è nato questo, questo assalto selvaggio e perché è proprio selvaggio, perché qualcuno con un decreto legge che dicono che non bisogna chiamarlo Draghi, il, il, mi hanno detto il decreto Draghi non esiste, è vero, esiste il decreto TOD. Quindi chiamando il decreto. <ride> non esiste il decreto Draghi. Con il decreto TOD è stato modificato un, un provvedimento per dire che, in attesa che le regioni approvino i piani di localizzazione di questi impianti, in attesa che ci siano i piani, allora chiunque può presentare un progetto e deve essere approvato solamente su, eh, su parere del Ministero dell'Ambiente e dell'energia, quindi a Roma, senza parlare con nessuno, e ha i caratteri di, eh, di pubblica utilità e quindi di indeferibilità e urgenza. Che vuol dire? Che fanno gli espropri ancora prima che qualcuno sappia qualunque cosa in un paese. E in Sardegna in questo momento stanno facendo gli espropri degli, dei terreni degli agricoltori per realizzare impianti che sono stati approvati a Roma e gli espropri si possono fare grazie alla gli espropri si possono fare grazie al, alla modifica appunto della legge che è stata introdotta dal decreto Todde quindi Todde oggi va in giro dicendo Todde oggi va in giro dicendo che bisogna fare questo, questo e quest'altro ma è la stessa persona che ha permesso gli espropri che si stanno compiendo oggi in Sardegna quindi, noi siamo e l'abbiamo scritto per costituire l'agenzia Sarda dell'elettricità e per produrre elettricità per i Sardi. La Sardegna sta già iniziando a produrre elettricità perché, nel 2006-2007, avevamo avviato la richiesta della restituzione delle turbine che sono sulla diga Eleonora nel Tirso. E poi è stato proseguito e, nel 2009, e si sono state chieste anche dalla giunta Pigliaru la restituzione di tutti gli impianti idroelettrici della Sardegna. Nel 2029 le concessioni a Enel scadono e noi ci riprenderemo tutto l'idroelettrico in Sardegna e tutto l'idroelettrico in Sardegna sarà a beneficio delle famiglie e delle imprese sarde e quello esiste già. Ma oltre a quello ci prenderemo, la ci prenderemo sole e vento e quegli impianti verranno realizzati a beneficio, come ho detto, di famiglie, imprese, eccetera. Noi faremo la nostra parte, ne facciamo anche un po' di più, ma deve essere a beneficio nostro. Noi dobbiamo fare la transizione energetica per noi. Transizione energetica vuol dire, grazie al sole e al vento, migliorare la qualità dell'aria ma anche risparmiare soldi. Non è che dobbiamo fare la transizione energetica per gli altri, che miglioriamo la qualità dell'aria per gli altri e regaliamo i soldi agli altri, così non può funzionare. A noi ci stanno imponendo la transizione energetica per gli altri, le quantità per gli altri, per il rispetto delle, eh, degli obblighi europei per gli altri, non per la Sardegna, e a beneficio economico degli altri. Noi vogliamo fare la transizione energetica per noi per quei 12 miliardi di kWh che consumiamo noi, eventualmente anche un po' di più, un po' di più ne esportiamo, facciamo parte del, del, di, un unico, di un unico paese, ma una misura ragionevole, giusta, e poi dove vogliamo noi, nei tempi che vogliamo noi e a beneficio di... E a beneficio nostro. Volevo terminare dicendo: l'abbiamo scritto nel programma, potete andarlo a vedere, e quello che promettiamo è che quello che è scritto, è quello che riceverete in futuro. Non c'è vaghezza, non c'è imprecisione, non ci sono cose non dette, che si governa con il sì e si governa anche con il no. E chi vuole parlare onestamente dice il sì e dice il no, e noi abbiamo scritto sia il sì che il no. È tutto chiaro ed è esattamente quello che promettiamo e quello che faremo. Grazie. Grazie a tutti per la partecipazione.